finalmente qualcosa nel mondo del trail running che è veramente nuovo e diverso. Infatti oggi parliamo delle Cloudsurfer Trail Dion, che hanno un'intersuola che è qualcosa di mai visto prima nel mondo del trail running. Iniziamo come al solito dalla suola di queste Cloudsurfer Trail, perché qui troviamo la suola Mission Grip di On, che secondo me è il grande tallone d'Achille di queste Cloudsurfer. Troviamo una suola che ha un tassello veramente basso, veramente piccolo, una suola che a livello di grip tiene poco. Io non ci farei nulla di roccia con queste scarpe, sull'asciutto ancora magari delle rocce belle grippanti, ma se troviamo qualcosa di un pochino liscio, no. Per quanto riguarda invece il bagnato, roccia proprio zero, fango anche lì tiene abbastanza male perché i tasselli sono veramente pochi. Diciamo che davvero la suola è il punto debole di queste On. Saranno sicuramente delle scarpe da utilizzare su un terreno facile, evitando tutto quello che può essere roccia e bagnato. Peccato, perché c'era veramente del potenziale e per quanto riguarda la suola almeno non è stato espresso. Passando invece all'intersuola, è qua che c'è veramente la grandissima rivoluzione della parte che più mi è piaciuta di queste On, perché troviamo l'intersuola CloudTech Phase con la schiuma Helium sul tallone, ed è un'intersuola veramente strano e fenomenale. Strano perché è una sensazione completamente diversa rispetto alle varie schiume a cui siamo abituati su altre scarpe. È una sensazione completamente diversa perché non si ha quella sensazione di andare ad appoggiarsi e rimbalzare, si ha una sensazione un pochino più secca ma con un rimbalzo anche un pochino più accentuato. È una sensazione diversa, è da provare. Però vi assicuro che a livello di performance questo CloudTech fa sì che queste Cloudsurfer siano delle scarpe abbastanza tuttofare. Le si può utilizzare da delle corse più lente perché sono molto ammortizzanti, a delle corse più veloci perché veramente sono molto reattive. La particolarità di questo CloudTech che mi è piaciuta di più è che veramente sembra avere due scarpe in una. Quando andiamo lenti sono delle scarpe molto ammortizzanti, quando vogliamo spingere ci danno dell'ottima reattività. Quindi veramente una scarpa tuttofare che mi è piaciuta molto. E dal punto di vista dell'intersuola troviamo un classico drop da 7 mm. Passando invece alla parte superiore della tomaia, iniziamo dal puntale, perché qui troviamo un puntale mediamente strutturato, un puntale che magari ci farà un pochino di attenzione in caso ci siano qualche radici per evitare gli urti. Una tomaia invece estremamente traspirante, davvero tanto traspirante. Una tomaia col quale potremo correre anche nelle giornate più calde d'estate senza nessun problema. Io ho provato la versione senza membrana impermeabile, ma volendo c'è anche quella con membrana impermeabile sul mercato. Per quanto riguarda la zona del tallone, qui troviamo un tallone mediamente strutturato nella parte superiore, che poi tende a distrutturarsi pian piano che sia la parte superiore. Una scarpa, diciamo, mediamente stabile, comunque non andrei a farci nulla di tecnico, anche perché il collare superiore della scarpa è veramente molto sottile. Un'imbottitura abbastanza minimal, un'imbottitura che ci darà modo di poter correre senza nessun problema, ma col quale magari eviterei di fare robe troppo tecniche o troppo di traverso. Diciamo un'imbottitura che tende sicuramente più ad andare ad alleggerire la scarpa. La stessa filosofia però troviamo anche sulla linguetta, perché troviamo una classica linguetta racing, molto minimal, molto sottile, che comunque isola bene dai lacci. E i lacci anche qua sono molto minimal, molto sottili, però svolgono un ottimo lavoro. Soprattutto mi piace molto la chiusura del primo anello nella parte bassa, che va a chiudere molto bene il nostro avampiede. A livello di grandezza dell'avampiede, devo dire un avampiede abbastanza standard. Io ho preso un numero classico di On in base ai centimetri indicati dall'azienda, senza dover prendere mezza taglia o un numero in più. Arriviamo dunque a capire dove è meglio utilizzare queste On e soprattutto a chi le consiglio. Sono da utilizzare su un terreno molto semplice, strada bianca, fondo ben battuto. Evitate di andarci a fare tutto quello che può essere magari alta montagna, roccia, roba bagnata. Veramente sono delle scarpe molto semplici con le quali devi fare delle gare anche lunghe senza nessun problema, però comunque che abbiano un terreno molto semplice. Le consiglierei poi anche a un utente abbastanza generico, cioè siccome possono essere utilizzate da chi si avvicina al mondo del trail a magari uno più esperto che vuole una scarpa più reattiva. A mio parere la vera killer di queste scarpe è la loro funzionalità, cioè per intenderci queste scarpe secondo me sono ideali da comprare e utilizzare per l'allenamento quando magari dobbiamo fare un lungo a ritmo medio, un lungo a ritmo lento, ma anche magari delle ripetute.
Sicuramente per quanto riguarda l'allenamento, da questo punto di vista, sono una scarpa veramente molto interessante. Detto ciò, arriviamo alle conclusioni per queste Cloud Surfer Trail, perché vengono vendute da On a 170 euro. È un prezzo alto, sicuramente, però c'è anche da dire che c'è dietro una tecnologia veramente innovativa e molto diversa da quello che siamo abituati. E come sappiamo, quando le aziende investono tanto in ricerca e sviluppo, poi il prezzo delle scarpe sale un pochino. Quindi da questo punto di vista diciamo che il prezzo mi sento anche di giustificarlo per una scarpa che comunque ci dà modo di poter comprare un singolo prodotto e utilizzarlo in tantissimi ambiti. E detto ciò, nella speranza di essere stato esauriente e esaustivo anche per questa recensione, vi ringrazio per la guardata e noi ci vediamo alla prossima. Ciao!